Ciao amici di Pronti a Tutto e Prepper.it. Oggi andiamo a vedere un altro aspetto tipico delle abitudini dei prepper, che è la loro relazione con i contenitori di varie fogge e varie misura, specialmente indirizzate all'utilizzo per i kit. Oh, allora, è saltato fuori un discorso interessante sul forum nei giorni scorsi in cui si parlava di la tendenza che abbiamo un po' tutti a cercare di tenere e non buttare via contenitori di varie fogge e varie misura per poi riutilizzarli all'interno dei nostri kit per organizzare tutte quante le nostre risorse. Abbiamo visto che ci sono diversi tipi di kit, di contenitori che tendenzialmente ricorrono tra le diverse persone. Abbiamo contenitori di plastica per i medicinali, contenitori di metallo delle caramelle per le sigarette o per i sigari e un sacco di altre tipologie. Ora, ovviamente il discorso qua è piuttosto semplice, questi oggetti già nascono con una funzione che è esattamente quella per cui li vogliamo sfruttare, alcuni hanno alcune loro caratteristiche peculiari che possono farci particolarmente comodo. Abbiamo visto che ci sono grosso modo tre gruppi fondamentali di contenitori che possiamo andare a identificare a seconda del materiale: quelli in plastica, quelli in stoffa e quelli in metallo. Quelli in metallo sono tendenzialmente un po' più pesanti, rigidi, hanno l'indubbio vantaggio di proteggere meglio il contenuto essendo praticamente indeformabili. Qualcuno li utilizza anche, ipotizza di utilizzarli anche per eventualmente bollire l'acqua. Dipende dal tipo di contenitore. In questo caso qua è consigliabile assolutamente che sia l'acciaio inox, però visto il tipo di richieste è improbabile che un contenitore di questo tipo sia riciclato. Possiamo utilizzare ad esempio le vecchie gamelle o quelle che dalle mie parti si chiamano schiscette, in cui si portavano il cibo, gli operai al lavoro e eventualmente riprogettarle, rivederle, riutilizzarle per andare ad esempio a contenere un kit. Un altro gruppo è quello dei contenitori in stoffa, tipicamente quelli magari di estrazione militare, tipo questo, con le loro cernierine, con le loro zip. Hanno il vantaggio di avere un sacco di scomparti dentro, sono molto ergonomici perché sono appunto studiati per quel tipo di utilizzo, quindi tendenzialmente hanno le strisce molle per andare a inserire e mettere in ordine tutte quante le varie cose. E un vantaggio fondamentale che hanno è quello che tendenzialmente una volta aperti il contenuto non esplode fuori, ma rimane appunto contenuto da tutti quanti questi scomparsi, quindi accesso rapido e veloce alla singola risorsa che mi serve all'interno del mio kit. E poi ci sono quelli in plastica che sono semi rigidi, quindi mantengono la loro forma, non si schiacciano come quelli di stoffa, ma non sono rigidi tanto quelli in metallo. Sono molto leggeri e quindi sono più o meno una via di mezzo fra i due. Vorrei proporvi due soluzioni molto economiche e secondo me abbastanza furbe di contenitori che possono essere utilizzati per i kit che hanno un sacco di vantaggi. Il primo è il contenitore per gli alimenti, quelli da frigo. Sono modelli tipo questo, ovviamente ce ne sono di diverse misure, diverse capacità, però tendenzialmente sono tutti quanti piuttosto economici, quindi è una scelta che uno può fare anche per, diciamo, un kit secondario eventualmente o per cominciare a partire, quindi avere soltanto il suo primo kit e non sapere dove metterlo. Questo sicuramente può essere un'ottima soluzione, e vi dico anche la mia preferita. Ho trovato questo tipo di contenitori che si trovano un po' dappertutto, quindi supermercati soprattutto o anche in alcuni casi negozi del fai da te, che hanno la fantastica caratteristica di avere una guarnizione lungo tutto quanto il perimetro del coperchio e delle alucce che vanno a garantire la chiusura. Il contenitore in sé non è particolarmente, ha una certa elasticità, quindi ci permette di, diciamo,
non comprimere gli oggetti all'interno e neanche eventualmente di soffrire troppo delle sollecitazioni dall'esterno. Ed è secondo me un'ottima soluzione perché è appunto estremamente economica, è quasi sicuramente impermeabile, però allora, se la affondate, lasciate 2 giorni sott'acqua probabilmente non è la cosa migliore, però per quello che riguarda l'umidità e quindi in particolare se dobbiamo contenere cose che non devono bagnarsi, quindi ad esempio tutto quello che può riguardare il fire kit piuttosto che medicinali, piuttosto che altre risorse che devono restare all'asciutto, potrebbe essere un'ottima soluzione. Il secondo consiglio che vi do è invece quello di andare a utilizzare un contenitore in plastica che abbia già di per sé una sua funzione, e in questo caso vi propongo la borraccia, in particolare quei tipi di borraccia che hanno un collo largo, ovviamente, perché tendenzialmente dovranno essere riempite con i nostri oggetti, i nostri strumenti, le nostre risorse, e un passaggio piccolo ovviamente renderebbe tutto più complicato. La borraccia di per sé ha tutti quanti i vantaggi della scatola che vi ho fatto vedere prima in plastica, e in più ha una sua funzione direttamente, cioè nel momento in cui dovessimo aver bisogno del nostro kit, avremo la borraccia che contiene il nostro kit più tutti quanti i contenuti. Come possiamo andare ad operare una borraccia per comporre un kit? Allora, la cosa che, oltre a tutti quanti gli altri oggetti che andremo a inserire dentro, è utile a questo punto andare a inserire un sacchetto di plastica o meglio di stoffa, perché nel momento in cui utilizzeremo la borraccia, tutti gli oggetti che sono dentro il nostro kit dovranno essere trasferiti in questo sacchettino e avere quindi 2 contenitori da poter utilizzare. Ce ne sono in commercio anche di molto piccoli adesso, soprattutto che fortunatamente ci siamo liberati dei sacchetti di plastica. L'altra cosa è che l'esterno, l'involucro esterno della borraccia ci può dare dello spazio da utilizzare, quindi sull'esterno della borraccia possiamo andare ad esempio a riposizionare del nastro isolante, quindi fasciare la bo una borraccia con del nastro isolante in maniera tale da avere questa riserva, quindi o quello americano telato o quello da elettricista, oppure eventualmente anche, non esclusivamente, con del paracord, quindi cordino d'emergenza. In questo caso con uno spazio così possiamo probabilmente portarne con noi comodamente fra i 5 e i 10 metri, facendo anche più giri. E in questo caso avremo la leggerezza della plastica, la versatilità dell'uso della borraccia, la possibilità quindi di riempirla e di avere poi il sacchettino a parte, e tutte le risorse che abbiamo anche sull'esterno. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate qui nei commenti anche eventuali vostri suggerimenti e vostre idee. Ci vediamo alla prossima. Ciao!